Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare la focaccia con lo stracchino. Visto che siamo riusciti a realizzare lo stracchino in casa, perché non fare la focaccia come quella di Recco? Bene, vediamo gli ingredienti che ci servono e come realizzarla. Utilizzeremo 500 g di stracchino, io utilizzerò quello fatto in casa da me, voi potete comprarlo naturalmente, 350 g di farina, 175 ml di acqua, 100 ml di olio extravergine d'oliva, mezzo cucchiaino di sale per l'impasto più mezzo cucchiaino di sale per condire la nostra focaccia. Mettiamo da parte lo stracchino e impastiamo tutti gli altri ingredienti. L'olio non utilizzatelo tutto perché ci servirà sia per ungere la teglia che per ungere la superficie della focaccia. Per l'impasto potete utilizzarne un po' più della metà, diciamo un 60 ml. Adesso lo copriamo e lo lasciamo riposare per un'oretta. Dopo aver lasciato riposare il nostro impasto per un'ora, lo dividiamo a metà e formiamo due dischi, tirando la pasta il più fine possibile. Steso il primo disco di pasta, possiamo andare a mettere lo stracchino, poi stendiamo il secondo disco e copriamo il tutto. Adesso diamo una bella spolverata di sale e facciamo qualche taglio per permettere al vapore di fuoriuscire. La nostra focaccia è pronta per essere cotta, adesso impostiamo il forno al massimo della potenza e andremo a cuocere la nostra focaccia 5-7 minuti, dipende dai gradi che raggiunge il vostro forno. Il mio forno raggiunge 230 gradi, quindi ci vorranno almeno 7-8 minuti. Tenetela d'occhio, altrimenti la bruciate.
Spettacolo, è buonissimo. Bene, io finché è calda me ne mangio un paio di fette. Vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!